Il peggio sembra essere passato, la perturbazione artica che per 3 giorni ha interessato tutta la capitanata sta mollando la presa, anche se nella giornata di ieri ha scaricato tanta neve, soprattutto sui Monti Dauni dove le temperature sono andate ben oltre i meno 5. Iniziamo il nostro giro da Monteleone di Puglia con il vice sindaco Pasquale Rigillo. La situazione a Monteleone di Puglia è relativamente critica. È da stamattina che stiamo lavorando sulle strade cittadine con i mezzi a nostra disposizione, con i ragazzi dello SPRAR, con gli operatori ecologici e con la presenza dei carabinieri e dei vigili. Naturalmente però il problema serio che abbiamo è nelle campagne, perché lì c'è tantissima neve e i mezzi pesanti hanno delle difficoltà. Comunque stanno lavorando per raggiungere un po' tutte le masserie che sono nell'agro del paese. Ci hanno segnalato anche un'interruzione idrica sull'acquedotto rurale, quindi ci sono delle masserie che sicuramente sono anche senza acqua. Comunque stiamo lavorando proprio per cercare di alleviare quanto più possibile questo disagio. Naturalmente il nostro compito non si è limitato solo a questo, ma stiamo andando presso le abitazioni degli anziani, soprattutto quelli che vivono da soli, e a loro stiamo portando anche il nostro aiuto e anche il nostro conforto laddove serve. Stiamo continuando e penso che continueremo anche nel pomeriggio tardi fino a stasera, fin quando, ripeto, avremo raggiunto tutti quanti, con la speranza che non accada nulla di grave. Naturalmente ci auguriamo un po' tutti che il tempo migliori, perché così in questo modo riusciamo a liberare il paese completamente dalla neve. È nevicato fino all'alba di oggi a Faeto, dove la coltre bianca in alcuni punti ha raggiunto i 70 centimetri. Ascoltiamo il sindaco Michele Pavia. A Faeto la situazione è molto migliorata e da alcune ore non nevica più e la viabilità non presenta delle criticità particolari. Le vie principali del paese sono state tutte quante sgomberate, i servizi pubblici, la farmacia, la caserma, la parrocchia e alcuni volontari insieme ai dipendenti comunali hanno anche provveduto a reperire risorse per le famiglie più anziane. Ovviamente il manto nevoso ha raggiunto anche i 50 centimetri, in particolare nella parte alta e in alcune aziende agricole lontane dal paese. Comunque non segnaliamo particolari criticità e auspichiamo che oggi sia una giornata che consenta un miglioramento generale della situazione. La provinciale 125 è costantemente tenuta libera dagli spalaneve organizzati dalla provincia e quindi diciamo che la situazione è costantemente monitorata. Neve e disagi anche ad Accadia. Pasquale Musgante ci aggiorna sulla situazione. Continua a nevicare ad Accadia come in tutto il subappennino. Anche con gli sforzi che abbiamo fatti e comunali e provinciali per liberare le strade, la situazione resta difficile, restano bloccate le strade per Deliceto, per Bovino. La Bastia, la 136, l'hanno sbloccata da poco, ma il tempo continua ad essere pessimo, a nevicare, ma è soprattutto le temperature bassissime che fanno ghiacciare le strade, per cui gli interventi restano difficili, ma speriamo che in giornata si riesca a sbloccare le strade, soprattutto quella per Deliceto e per Bovino, dove restano bloccate molti che abitano nelle masserie. L'impegno comunale, l'impegno della provincia è enorme, speriamo di riuscire in breve tempo a risolvere questi problemi. Più di 30 centimetri di neve anche a Bovino, il sindaco Enzo Nunno. Allora, le condizioni qui stanno notevolmente migliorando. Le strade nel centro cittadino sono quasi tutte pulite,
penso che completeremo il lavoro nel pomeriggio. La cooperativa La Concordia sono 2 giorni e mezzo che sta lavorando ininterrottamente per tenere il paese in condizioni accettabili. Il resto, il COC sta funzionando a meraviglia, tutto bene, ci sono stati 25 cm di neve questa notte e adesso anche i mezzi pubblici stanno riprendendo le corse normali come da tratte giornaliere. Ci spostiamo sul versante settentrionale dell'Appennino Dauno. Tanta neve al confine con il Molise e il Sannio. Da Roseto Valfortore ci aggiorna la sindaca Lucilla Parisi. Attualmente sta nevicando, ma non è una nevicata abbastanza forte, è una nevicata leggera. E le strade sono libere, la transitabilità ordinaria c'è, cioè assicurata. Nel paese, come centro urbano, abbiamo i ragazzi dell'ERA, della Protezione Civile, che stanno dando una grossa mano davanti agli uffici pubblici a spargere un po' di sale davanti alle abitazioni di anziani soli. Il servizio civile con i ragazzi del progetto Un Roseto per un Roseto d'Argento, che stanno andando presso gli anziani a chiedere se serve una mano in qualsiasi cosa, anche per fare un po' di spesa. La situazione tutto sommato è discreta.